Allora Mauro, 23 dicembre, venerdì, registriamo quest'ennesima puntata, che se non vado errato è la quinta. È la sì, quinta. Esatto. E ce ne, saranno, ce ne saranno ancora. Almeno un'altra, anche se non credo che con un'altra magari ci riusciamo. Però insomma, andiamo avanti. Tanto non, non, non è un problema di puntate, è un problema di argomenti, di come si affrontano, eccetera. Oggi partiamo da... da, da io qua un paragrafo di, di Natura Scaletta che dice la salvezza è anche fuori dalla chiesa. Partiamo da qua. Quindi lascio a te la parola, vai, cercherò di interromperti meno possibile così vai spedito e, e magari lo facciamo anche in meno tempo, perché qualche mio intervento magari fa perdere anche tempo. Prego Mauro. Allora, iniziamo dalla diapositiva prese presente, anche perché così ci permette di avere una citazione sott'occhio. La salvezza è fuori dalla chiesa, è anche fuori dalla chiesa. Il titolo di questo paragrafo, quindi, sarebbe una diretta conseguenza di quanto abbiamo affermato al punto precedente, la scorsa volta. La scorsa volta ricordo, abbiamo parlato dei cosiddetti diritti dell'uomo, della libertà religiosa. Ne parlano i documenti del concilio, quindi non è un'invenzione. La mentalità conciliare, quindi, arriva anche a questo: che la salvezza è anche fuori dalla Chiesa. Nel decreto conciliare Unitatis Redintegratio, che è del 21 novembre 1964, quindi antecedente agli altri documenti citati la scorsa volta, che è dedicato al tema dell'ecumenismo, viene detto quanto segue. Il Signore dei secoli, il quale con sapienza e pazienza persegue il disegno della sua grazia verso di noi peccatori, in questi ultimi tempi ha incominciato a effondere con maggiore abbondanza nei cristiani tra loro separati l'interiore ravvedimento è il desiderio dell'unione. Quindi tra i cristiani cosiddetti separati, ortodossi, cattolici e più avanti tireremo dentro anche i protestanti, c'è desiderio di unione, c'è desiderio di ravvedersi interiormente. Quindi anche il cattolico si deve ravvedere, bisogna ravvedersi e arrivare a questa unione. Ora il documento altrove dice che i fedeli cattolici vengono esortati a riconoscere i segni dei tempi, ecco questo concetto di riconoscere i segni del tempo, i segni okay. dei tempi pericolosissimo e pensa paragrafo 3 a partecipare, non fa parte delle citazioni che abbiamo qua, però insomma, queste le posso dire a voce, a partecipare con slancio all'opera ecumenica. Quindi il cattolico deve partecipare con slancio all'opera ecumenica. Perciò da un lato si afferma che solo la Chiesa dispone della pienezza dei mezzi di salvezza, della pienezza, perché lo si dice in altri documenti, e che non si deve ricercare un falso irenismo. Irenismo c'è cioè una volontà di pace, di accordo a tutti i costi. Dall'altro però si, si eh, esortano i fedeli al dialogo ecumenico, in modo, dice il paragrafo 4, da acquisire una conoscenza. Più vera e una stima più giusta della dottrina e della vita di ogni comunione. Quindi questo è un documento prettamente politico, desiderio quindi di unità, di unione. La Chiesa quindi guarderebbe con rispetto fraterno coloro che nascono nelle altre comunità cristiane e che attenzione, ci spiega il documento, non possono più essere accusati di peccato di scisma. Perché il ragionamento è semplicissimo. La separazione ormai con gli ortodossi, ma anche con i protestanti potremmo dire, è retrodatata. Cosa vuoi? Sono passati con gli ortodossi mille anni praticamente, con i protestanti cinque secoli, e quindi è inutile imputare a coloro che ci sono oggi le colpe, gli scismi del passato. Quindi sostanzialmente il passare del tempo fa venir meno il discorso dello scisma. Okay? Questa è praticamente la, la posizione. Anche perché il documento prosegue e dice che chi è battezzato in Cristo è in una certa comunione, sebbene imperfetta, con la Chiesa cattolica. Quindi se sei battezzato in Cristo, anche nella fede ortodossa, anche nella fede protestante, tu comunque sei in comunione con la Chiesa. Non è una comunione piena, perfetta, è una comunione comunque imperfetta. Mm. Certo. Le divergenze fra le varie comunità cristiane che impediscono la piena comunione ecclesiale ci sono, talvolta sono anche gravi, dice il documento, ma è al loro superamento che tende il movimento ecumenico. Quindi, in altre parole, non guardiamo le divergenze, superiamo le divergenze, uniamoci. Questo è grosso modo, diciamo, il nucleo del discorso. Inoltre, penso che questo sia uno dei passaggi teologicamente tra virgolette più importanti, anche nelle altre comunità cristiane possono trovarsi mezzi per produrre la vita in stato di grazia. Uno dice, ma no, no, non sarà stata detta una roba del genere. Benissimo, andiamo allora a vedere cosa ci dice il documento, perché ancora una volta citiamo paragrafo 3. Non poche azioni sacre della religione cristiana vengono compiute dai fratelli da noi separati e queste in vari modi secondo la diversa condizione di ciascuna chiesa o comunità, possono senza dubbio produrre realmente la vita della grazia e si devono dire atte ad aprire accesso alla comunione della salvezza. Allora a questo punto è evidente, se noi stiamo a questo documento, che essere ortodossi, essere protestanti o essere cattolici, dal punto di vista della vita in stato di grazia e della salvezza, più o meno è la stessa cosa. Perché questo è, è questo che ci viene detto da questo documento. Ma di che cosa ha parlato la tradizione rispetto a questa volontà ecumenica, a questo desiderio di unione? Perché noi abbiamo anche avuto pontefici vissuti decenni prima del Vaticano II che sembrerebbe, av sembrerebbero aver detto qualcosa di contrario a questo. Io vorrei fare l'esempio. Dell'enciclica Mortalium Animos di Papa Pio XI. Siamo nel 1928. Papa Pio XI sa che è diffuso fra i cristiani il cosiddetto movimento ecumenico, che più o meno intendeva fare quello che poi ci viene detto dalla Unitatis Redintegratio. Questo documento, questa enciclica del Papa, condanna in maniera risoluta la posizione di chi vorrebbe avvicinare le diverse religioni. Guardando a ciò che unisce anziché a ciò che divide, dice che un, un simile tentativo non può essere approvato dalla Chiesa. Perché? Perché questo movimento, movimento pancristiano, panda dal greco, tutto quindi che riunisce tutto il cristianesimo, si basa sul falso presupposto che tutte le religioni siano buone e lodevoli, in quanto tutte, pur nella diversità dei modi, Manifestano e significano quel sentimento a, a chiunque congenito che ci rivolge a Dio, sentimento che ci rivolge a Dio, e ci rende ossequienti nel riconoscimento del suo dominio. Teoria questa non solo erronea e ingannatrice, ma che attraverso una deformazione del vero concetto religioso conduce insensibilmente chi la professa al naturalismo e all'ateismo. Quindi, morale della favola, Papa Pius XI ci sta dicendo. Che questa volontà ecumenica, noi attenzione, Elia, non stiamo parlando che ci può anche stare da un punto di vista storico, scientifico, di studiare le altre religioni. Me ne faccio un'idea, vedo cosa dicono, anche perché cioè, io non posso osservare criticare qualcosa che non conosco. No, no, qui stiamo par parlando proprio di unire queste diverse cose, unire queste diverse religioni, chiaro? Quindi. Il Papa Paris. qui penso sia stato tranciante, tranciante. Allora viene fatta un'obiezione, che poniamo anche noi. Si potrebbe dire che l'avvicinamento della Chiesa è impossibile a quelle fedi, l'avvicinamento alla Chiesa è impossibile per quelle fedi che non pongono Cristo al centro, che quindi sono totalmente estranei a Cristo. Però uno potrebbe dire ma almeno questo avvicinamento ecumenico, questa unione, si potrebbe tentare con tutte quelle fedi, quelle religioni, che almeno hanno Cristo al centro. Ebbene, cosa dice Pio XI? Pio XI rinnega anche questa politica ecumenica, fra le diverse fedi, tra virgolette, cristiane, che all'epoca era proprio perseguita da questo movimento pancristiano. La sola vera religione è quella fondata sulla parola della rivelazione, che cominciò fin dal principio della storia dell'uomo, proseguì nell'Antico Testamento e venne portata a compimento da Cristo con la fondazione della sua unica Chiesa. Dice il Papa, se Dio ha parlato e la storia ci prova che realmente parlò, qui c'è l'apologetica, quindi abbiamo insomma, le discipline che si occupano di questo. Tutti comprendono che è nostro dovere credere senza limiti a quanto Egli rivela e senza restrizioni obbedire ai Suoi ordini. Nessuno può dichiararsi cristiano senza almeno credere all'istituzione di una Chiesa e di una sola per opera di Cristo. Quindi la Chiesa di Cristo è una sola. D'accordo? Poi arriveremo anche alla conclusione perché secondo Pio XI in realtà. Mi permetto di usare questa parola, però va interpretata bene, una via ecumenica c'è. E qual è? È quella del ritorno alla Chiesa di Cristo, cioè alla Chiesa Cattolica. Quella in realtà è la via di unione. Ma andiamo ancora un attimino avanti prima, per arri prima di arrivare a questa, a questa conclusione. Allora, magari torniamo a noi. La Chiesa di Cristo, quindi, esiste oggi e sempre con la stessa fisionomia che aveva i tempi apostolici salvo voler relativizzare o storicizzare la predicazione di Gesù. I pancristiani sostenevano invece che la Chiesa fosse per sua natura divisa in parti, in parti, cioè in diverse singole comunità, finora rimaste separate, ma che tutte, pur nelle divergenze che si sono create nel tempo, avrebbero gli stessi diritti. Ebbene, spiega il Papa, la Chiesa in nessun modo può dare il beneplacito a queste dottrine. Perché così facendo, cito direttamente lui, Papa Pio XI, così facendo attribuirebbe autorità ad una falsa religione cristiana assai diversa dall'unica chiesa di Cristo. Quindi la verità rivelata non può essere oggetto di transazioni, di accordi, di compromessi politici, ma deve essere difesa a ogni costo. Noi la volta scorsa, se ti ricordi, avevo fatto questo esempio, vorrei riprenderlo. Per quanto riguarda le cose prettamente umane, umane eh? quindi eh, devo costruire una strada in un paese, c'è il signor Verdi, c'è il signor Rossi, lì possiamo trovare la via di mezzo, ma ci mancherebbe. Ma sai quante volte nelle cose umane dobbiamo trovare via di mezzo, compromessi? Ci sta, ma ci sta, ma ci mancherebbe. Però il Papa ci dice, eh, sul piano soprannaturale della fede, della morale, della verità, non c'è questa via di mezzo, non deve esistere. Persino l'evangelista Giovanni, Giovanni, colui che posa il capo sul cuore di Cristo, l'apostolo dell'amore, l'apostolo della carità, continuava ad esortare fino alla fine della vita i cristiani ad amarsi. Ma sai cosa diceva di coloro che non credevano in Cristo? Vietava non solo ogni relazione con loro, ma diceva persino di non salutarli. Questo è San Giovanni, San Giovanni evangelista, l'apostolo dell'amore. Del resto, io mi sono sempre fatto una domanda. Guarda, io credo che sia semplice, magari eh, è talmente semplice che è banale. Come può esserci comunione, anche imperfetta, anche imperfetta, fra chi per esempio crede alla dottrina della transustanziazione, al dogma della transustanziazione e chi no? Cioè, non mi pare che sia un elemento secondario che può essere oggetto di, di accordo. O ci credi o non ci credi fra la necessità del culto di Maria Santissima e dei Santi e chi non crede ai Santi e chi ritiene che Maria, pur essendo una creatura in carne e ossa, perché è una creatura come noi, nella sua straordinarietà dei suoi privilegi, non abbia particolare, pr praticamente nessun privilegio, ma sia sì una donna normale. Inoltre è assolutamente escluso che in materia di fede si possa tollerare, conclude il Papa, la distinzione tra articoli fondamentali e non fondamentali, come se gli uni si imponessero a tutti e gli altri fossero lasciati all'arbitrio e al gusto dei fedeli, come dire, pur di arrivare a questa unione, alcuni articoli facciamo finta che non esistano, alcuni articoli di fede teniamo solo quello che ci può unire. Quindi, a fronte di tutte queste affermazioni, per il Papa esiste un'unica via per la pace e l'unione dei cristiani, ed è il ritorno dei dissidenti, dice lui, all'unica vera Chiesa di Cristo. Quindi non so se da parte tua c'è qualche... No, no, è chiarissimo, voglio dire, è lampante. Quindi... quindi proseguiamo? Sì, proseguiamo, <ride> sì è sì, a volte, a volte diventa, diventa persino inutile qualunque commento. Uno legge il documento, basta e prende atto e cosa deve fare. Tutto, non c'è niente da aggiungere, è talmente chiaro. Benissimo. È allora... ecumenismo possibile. Esatto, esatto. No. Allora, siamo al prossimo capitoletto. La Chiesa cattolica non è la Chiesa di Cristo. Semmai è una Chiesa di Cristo. La Chiesa ha da sempre insegnato che la Chiesa di Cristo è la Chiesa cattolica. Questa è la tradizione, la Chiesa di Cristo è. È la Chiesa Cattolica. Quindi, tra Chiesa di Cristo e Chiesa Cattolica c'è sempre stata un'equazione in matematica, è un'equazione di, 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 di corrispondenza, di, di uguaglianza. La Chiesa Cattolica, quindi, non è un qualcosa di contenuto in un più grande contenitore che sarebbe questa Chiesa di Cristo, quasi che quest'ultima, la Chiesa di Cristo, potesse contenere la Chiesa Cattolica e anche altre chiese, quindi molteplici parti. No, al contrario. Ci ha sempre insegnato la tradizione che vi è completa coincidenza fra le due, quindi fra Chiesa di Cristo e Chiesa Cattolica. Che cosa ci dice invece la Costituzione dogmatica Lumen Gentium, 21 novembre 1964? Ci dice una cosa e poi occhio ce ne dice un'altra. Eh. Dice, questa è l'unica Chiesa di Cristo. Sta parlando della Chiesa Cattolica, eh? certo. che certo. nel simbolo professiamo una Santa Cattolica e Apostolica. E che il Salvatore nostro, dopo la sua risurrezione, diede da pascere a Pietro. Vabbè, uno dice Chiaro. niente da dire. Dopo, però, sempre allo stesso numero, numero 8, si afferma questa Chiesa, in questo mondo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui. Ecco, su questo sussiste. Tanti commentatori critici eh, hanno scritto delle cose molto interessanti. Perché non è stato usato il termine S, quindi è, e, e invece il subsistit in? Quindi, questa è la domanda. Questo subsistit in lascia intendere che la Chiesa di Cristo rappresenti una parte, un qualcosa di più ampio della Chiesa Cattolica. Quindi la Chiesa Cattolica in un qualche modo è come fosse l'espressione più estesa della Chiesa di Cristo, ma non la sola. La medesima proposizione, vedi, siamo sempre numero 8, numero 8, numero 8, poi prosegue dicendo, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità che appartenendo propriamente per dono di Dio alla Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica, in questo senso intesa come l'unità universale. Quindi ci viene detto che sussiste nella Chiesa Cattolica, con questo dubbio sul subsistit in, anziché su essere, che non viene usato... Il... So, Posso indicare, e anche nella Chiesa Cattolica. È, è, è quello il problema. È quello, esatto, è quello il è anche nella Chiesa Cattolica. Difatti dopo ci viene detto... Eh, ancorché al di fuori del suo organismo, cioè della Chiesa Cattolica, si trovino parecchi elementi di santificazione, verità, bla bla bla, eccetera, eccetera. Quindi è solo una parte, la Chiesa Cattolica è solo una parte. Sì, è, è, o, o, meglio, o meglio viene detto, guarda che c'è altro. Che c'è altro? La Chiesa Cattolica c'è altro, esatto, c'è altro. Esatto, esatto. Ancora una volta, quindi, si afferma che anche al di fuori della Chiesa Cattolica vi sono mezzi di santificazione. Le comunità non cattoliche, cioè i fratelli separati, pur non in perfetta comunione con la Chiesa cattolica, allora sono comunque parti della Chiesa di Cristo. Questo è, diciamo, il succo del discorso. Certo. Ma andiamo avanti. C'è anche il discorso della collegialità dei vescovi, della collegialità. La Chiesa, fondata sulla rivelazione, ha sempre insegnato che il Papa rappresenta l'autorità e il potere più alti, è il vicario di Cristo. E che egli non può essere giudicato né corretto da alcuno. Questo ci è sempre stato insegnato dalla dottrina. Il Vaticano II invece pare puntare molto l'attenzione sulla collegialità dei Vescovi, sul fatto cioè che il complesso dei Vescovi assieme al Papa, guidino la Chiesa nel loro insieme. Quindi il Vescovi e il Papa. In sostanza, il Collegio dei Vescovi costituirebbe quindi un potere autonomo. Affiancato praticamente a quello del Papa. Dalla Chiesa monarchica, come è sempre stata, passiamo quindi a una Chiesa sinodale. Quindi, come è scritto in questa immagine, dalla Chiesa monarchica alla forma sinodale. Anche questa sì. è una novità. Ulteriore novità: l'infallibilità del popolo, ovvero il senso della fede. Io qui leggo solo un passaggio della Lumen Gentium, il numero 10, che dice: La totalità dei fedeli, avendo l'unzione che viene dal Santo, non può sbagliarsi nel credere, non può sbagliarsi nel credere. E manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici, mostra all'universale suo consenso in cose di fede e di morale. È in vero, per quel senso della fede che è suscitato e sorretto dallo spirito di verità e sotto la guida del sacro magistero, il quale permette, se gli si obbedisce fedelmente, di ricevere non più una parola umana, ma veramente la parola di Dio, il popolo di Dio aderisce indefe indefettibilmente, che vuol dire infallibilmente, alla fede trasmessa ai santi una volta per tutte. Corretto giudizio pentra in essa più a fondo e più pienamente l'applica nella vita. Quindi questo ci fa capire che l'infallibilità in un certo senso si effonda anche sui fedeli stessi, sulla comunità dei fedeli. Ma in un momento come questo, dove la comunità dei fedeli praticamente è convinta che tutte le religioni si equivalgano, che l'inferno. Dai, non dico che tutti pensino che l'inferno non esista, però, sai, la maggior parte. Moltissimi pensano che all'inferno praticamente non si vada, che i comandamenti siano, fossero, rappresentassero una cosa del passato, eccetera. Cos'è questo? Un aderire indefettibilmente alla fede trasmessa? Quindi la, la verità arriva dal basso e non dall'alto, sostanzialmente. O sbaglio? La verità può essere anche confermata dal basso, può essere eh. anche confermata dal basso. Questo è, è, è il punto. E poi, visto che comunque eh, sono anche lezioni, oltre che di teologia, io credo anche, si possa dire, di filosofia, no, Elia? Si può. Io credo che dobbiamo fare un passaggio su quello che riguarda l'immagine, cioè nel senso della bellezza. Tu sai che in filosofia l'estetica, la della disciplina, la scienza che si occupa dello studio del bello... Ha un ruolo molto importante certo. per i cattolici, per la Chiesa. Il bello, specialmente nelle chiese, nelle, nelle cerimonie, è sempre stato un elemento fondamentale. Perché? Perché era un atto con cui ci si rivolgeva a Dio. La Chiesa era la casa del Signore, non era la casa di Mario Rossi, che poteva essere più o meno bella. Il popolo dava quello che poteva per edificarla e nessuno in passato si lamentava: ah, c'è troppa ricchezza lì, qua, dovrebbero vendere. Perché quella, la chiesa, era la casa. Sto parlando delle chiese anche parrocchiali, eh? Tu vai nei paesi più dispersi d'Italia all'estero, trovi delle chiese fantastiche, bellissime. Quelle che non sono state distrutte negli anni sessanta, almeno. Sono veramente dei capolavori, dei capolavori. E il popolo alla loro edificazione partecipava e lo faceva volentieri, gratuitamente. Tra l'altro, gratuitamente. Allora, qua. Caro Elia, noi dobbiamo parlare di un problema che è quello dell'estetica del brutto. Noi siamo entrati nell'estetica del brutto e ormai amiamo il brutto. Qua, guarda che belle queste chiese! Guarda come ti invogliano a pregare, come elevano l'anima verso l'alto. Guarda queste forme, ma guarda anche queste. Guarda che bello questo, pre questo presepio visto che, siamo che io ho fotografato anni fa, quando mi recai in una chiesa del centro sud Italia, non voglio dire quale, sostanzialmente fantastica e nel sottosuolo, nella cripta c'era questo questo presepio. Guarda queste altre chiese, se non sembrano se non sembrino templi, diciamo, di altro di altro tipo. Eh, eh, queste sì. sono, eh chiese. Queste, son chiese, eh? queste sono chiese, Queste sono tra virgolette chiese. Allora, negli ultimi decenni purtroppo moltissime delle eleganti e maestose chiese di un tempo, ci sono anche degli esempi da noi. Quindi c'è cioè in Trentino, non è che serva andare chissà dove. Le eleganti e maestose chiese di un tempo sono state squartate e rimaneggiate secondo i canoni dell'architettura contemporanea. Talvolta esse sono state ridotte a involucri orribili, ripeto, involucri orribili del tutto prive di ogni spazio decoroso per il sacro. Non è neanche peraltro certo dove si trovi il tabernacolo. Quando io entro in una chiesa, la prima cosa che devo vedere è il tabernacolo. Mi devo genuflettere, devo pregare, devo inginocchiarmi. Dove diavolo sta in molte chiese moderne il tabernacolo? Relegato in una parte laterale che nessuno vede, se non per sbaglio, ah sì, è lì. Cioè, questa è, è, è la situazione. Non di rado mancano persino gli inginocchiatoi. Non so se a te sia capitato, ma Ehi. io... Ecco, sono, esatto, sono stato a visitare alcune chiese cattoliche, insomma almeno di nome, nelle quali non c'è l'inginocchiatoio, c'è solo la sedia. L'uomo moderno, infatti, non si inginocchia, al massimo presta un inchino, no? Queste cose qua durante l'inchino, eh, la genuflettersi, no? L'inchino, l'inchino sembra che sia più dignitoso. Brutta a vedersi, molto brutta a vedersi. È la sala delle udienze Paolo VI, la cui edificazione fu terminata nel 71. Qualche autore neanche ravvisato, pensa un po', una somiglianza inquietante con la testa di un serpente. Al suo interno è ospitata la bruttissima risurrezione di Gesù. Hai presente lì, eh? all'interno della, della sala delle no, udienze? No, non ce l'ho presente. Se, se mostro l'immagine magari è meglio. Allora, guarda, e te la vado a cercare e poi la condivido perché credo... Dunque, resurrezione di Gesù, sala udienze. La sto cercando e poi te la condivido. Eh? Sì, sì, va bene, io non, non, non la conosco. E penso magari anche qualcuno che ci vede, magari non, non la conosco. Se riesci a trovarla, se no lascia oh, bene. Già già no, no, l'ho già trovata, non preoccuparti. Okay, l'ho già trovata, devo solo andare in condivisione. Perché credo che meriti. Allora, eccotela qua. Questa la, la vedi? Oh, questa è la resurrezione di Gesù. Se sì, l'avevo la vista e non, non, non l'avevo collegata, che era questa. Quindi, ok. Ecco, bella oh, no? È... Bella opera. Fantastico. T torniamo, torniamo a noi e, e andiamo avanti perché ne abbiamo ancora da dire. Allora, sull'estetica del brutto fu pubblicato un interessantissimo libro da parte di Hans Sedlmeier. Hans Sedlmeier nel 1948 pubblica Perdita del centro, le arti figurative dei secoli XIX e XX come sintomo e simbolo di un'epoca. L'arte del XX secolo, dice lui, sarebbe frutto di un profondo turbamento del rapporto dell'uomo con Dio. Prima le energie dello spirito erano rivolte verso il tempio, la chiesa, l'immagine di Dio. Ora sono volte verso il vuoto, il caos, l'universo, un turbamento del rapporto dell'uomo con se stesso. Oggi l'uomo contempla se stesso con angoscia e sgomento. La mentalità che domina, se ci fai caso, è quella esistenzialista e l'esistenzialismo in pratica ci fa capire che noi esistiamo come un intervallo, quasi un errore fra un infinito nulla che ci precedeva è un infinito nulla che verrà dopo di noi. Quindi praticamente l'esistenza è quasi una momentanea interruzione del nulla. Nell'architettura è ben visibile il gelo del pensiero moderno, manca la luce spirituale, il turbamento del rapporto dell'uomo con il prossimo, il turbamento del rapporto dell'uomo con la natura, dell'uomo con il tempo, dell'uomo con la vita spirituale. In conclusione, ci spiega Sedlmeier, il turbamento dell'arte e dell'uomo stesso scaturisce dal processo di autonomizzazione totale dell'uomo, che si concretizza nel distacco dal soprannaturale. Essendo l'uomo una creatura e dovendo quindi la propria stessa esistenza ad altro da sé, infatti nella sua essenza l'uomo è un essere creaturale, che ha questo rapporto di dipendenza con altro, separandosi dal divino, egli perde il proprio centro. Questo è il senso del titolo, perdita del centro. Un uomo che ha perso il suo centro e che la perdita del centro non può non rivelarsi anche all'interno dell'arte e delle produzioni dell'uomo. E infine, a meno che tu Elia non voglia fare anche qualche, qualche riflessione io... Andrei... No, no, volevo chiederti solo la, la, allora, eh, il bello, che cos'è il bello? Una definizione, se possibile, del bello? Allora, perché stiamo parlando di bello, è... in contrapposizione al bello, ma che cos'è il bello? Il bello, credo che, che sia un qualcosa che scaturisce, da un uh, interno um, ordine delle parti, quindi un, un ordine interno delle parti che compongono un qualcosa. Un quindi un'armonia in sostanza? Sì, certo, un'armonia e un ordine, soprattutto. Un ordine un ordine, okay. delle, un ordine delle parti. Sì. Allora, quando io mi vedo ad esempio un capolavoro d'arte dove, dove i colori sono ben pensati, gli effetti luce e ombra sono ben pensati, i personaggi non sono messi a caso, io ho proprio la percezione del bello, ricordando anche che la percezione del bello, Elia, è una cosa che appartiene solo agli esseri umani, perché è l'intelletto che coglie il bello, che co coglie questi rapporti di proporzionalità anche, perché c'è l'ordine sì, c'è la, la sì. proporzionalità, sì. Sì. esatto. Sì. Adesso, quando io mi vedo quella risurrezione che abbiamo visto prima, dove il colore è monotono, brutto, non si sa, cioè non si riesce a capire che materiale sia stato usato. Cristo è al centro, tra l'altro, è anche confuso con un essere che non si riesce bene a capire chi è Cristo, non si riesce neanche a capire che razza di essere sia. È chiaro che lì io non credo che uno abbia spontaneamente. Un'elevazione diciamo interiore verso, verso l'alto, ma piuttosto quasi un senso di distacco, di un senso di distacco. E questa perdita del centro si è anche applicata alla liturgia. Io adesso, Elia, non voglio fare una lezione di liturgia prima perché non ne avrei le competenze, dico la verità: non ne avrei le competenze. Ci sono persone ben più titolate di me, insomma, a parlare di questo, però da fedele, da fedele qualcosa posso osservare, qualcosa posso osservare. Frequentando come te insomma, la, la messa tridentina, qualcosa possiamo osservare. Siamo ai tempi, siamo ai tempi, insomma, da decenni siamo al tempo dello stravolgimento liturgico. Gli insegnamenti conciliari infatti hanno anche avuto poi delle conseguenze pratiche, come sappiamo. La comunione sulla mano, la comunione agli sismatici, agli eretici, ai divorziati, eccetera, eccetera. Lo stravolgimento della liturgia tridentina, cioè della messa di sempre, nuovi riti per i sacramenti, <coughs> abusi liturgici scandalosi, il senso di moltissime preghiere che è stato profondamente mutato. Nel Novus Ordo Misse, Paolo VI, 1969, come viene definita la messa? La messa viene definita come l'assemblea santa del popolo di Dio che sotto la direzione del sacerdote celebra la commemorazione del Signore. Quindi il sacerdote è una specie, diciamo, di presidente, di presidente di un'assemblea. In precedenza, la messa, invece era sempre stata definita come la riproposizione incruenta, incruenta del sacrificio di nostro Signore. Voglio ricordare, lo sappiamo questo, che con la commissione che elaborò il nuovo messale collaborò attivamente anche un gruppo di sei studiosi protestanti che furono sì. poi ricevuti in udienza da Paolo VI il 10 aprile 1970. <coughs> Vorrei chiedermi eh, che, che diavolo ci facessero. Vorrei chiedermi cosa diavolo ci facessero loro. Perché un giudizio da parte protestante sulla messa cattolica? Tra l'altro no, ricordiamo, l'abbiamo detto la Verso, verso l'ecumenismo inteso come l'hanno inteso loro. Certo, e, e, ovviamente era una domanda, una domanda un, certo. po', un po' retorica, certo. certo. E... A livello popolare, allora se tu oggi parli con le persone a livello popolare, qual è l'obiezione che viene posta alla messa di sempre? Tu senti dire la gente "Eh, dovevano toglierla perché"? Eh, certo, perché il latino non lo capiva nessuno. Bravo. Bravo, braviss <ride> Bravissimo, bravissimo. Allora, nessuno ormai capiva più il latino perché, scusate, eh, avevamo Orazio, avevamo Seneca tra i fedeli di prima, erano tutti Orazio, tutti Seneca, tutti Virgilio, no? tutti capivano il latino, facevano le composizioni, ma di che stiamo parlando? Ma poi un'altra cosa, la messa così era stata condotta per 1969 anni, il latino era fonte di unità internazionale, il fedele italiano che andava a prendere una messa in Francia o negli Stati Uniti, Sapeva che era una messa uguale a quella che si svolgeva, era un veicolo di unità. Inoltre, il finto problema del latino, perché diciamolo apertamente, è un finto problema, si risolveva facilmente con il messalino, il messalino delle messe, hai le parti della messa, le parti fisse e le parti mobili lo compri per pochi euro. Ma scusami, no, non vorrei dirmi che una persona di oggi, mediamente istruita, con un livello insomma, di istruzione superiore a quello dei decenni scorsi, scorrendo un messalino, ah non capisco niente, eh, avrebbe avuto difficoltà. Inoltre, eh, dopo un po' eh, di tempo che uno frequenta una messa tridentina, adesso io non dico che sappia le formule a memoria, però insomma anche il chirichetto che serve alla messa dopo un po' le impara, le impara a memoria. Certo, ci saranno delle storpiature, magari in qualche, in qualche termine, in qualche risposta, ma eh, voglio dire chi se ne frega non è quello il, il punto. Quindi questa roba qui del latino eh, è veramente un falso problema. Inoltre, Papa Pio XII aveva condannato in maniera severissima, leggiamo la mediator Dei del 1947, in maniera severissima l'ardimento con il quale Taluni celebravano la messa in lingua volgare, perché già a suo tempo eh, si stavano muovendo le cose. Non è che sotto San Pio X e sotto Papa Pio XII tutto fosse immacolato. È e... chiaro che c'era un movimento che, che covava e che andava avanti, è chiaro, e che dopo è esploso, è esploso pienamente. Spiegò il Papa, Papa Pacelli, come la tutela del latino consentisse l'unità della Chiesa ma preservasse anche la dottrina dalla currutela del tempo. Perché? Perché il latino era una lingua morta. Benissimo. Essendo la lingua morta, i termini e i loro significati non cambiano più. Punto. Mentre se noi leggiamo un libro scritto in italiano all'inizio del Novecento o alla fine dell'Ottocento, io non dico che le persone che non hanno una certa preparazione non capiscano nulla, però insomma ci siamo, quasi. Prendiamo un romanzo scritto a metà 800 in italiano e trasporto, sto, diciamo, in lingua un po' più moderna. Facciamo il confronto e vediamo se la lingua non è cambiata. Quindi, tutelare il latino, lingua morta, aiutava anche a tutelare eh, la, le forme della messa dalla corrutela. Dopo la morte anche, dalle, più... anche dal rischio e dal pericolo delle traduzioni, perché certo. il latino è il problema nel momento esatto. in cui tu permetti traduzioni in tutte le lingue, già stai probabilmente incamminando, verso l'alterazione del significato e dei termini. Esatto, esatto. esatto. Lo vediamo, lo vediamo ne, nelle lingue degli scritti, dei libri, di opere. Perché non, do, non dovrebbe accadere con la lingua della messa in volgare? In volgare? Certo. Allora, dopo la morte di Pio XII... Progressivamente mutata la liturgia ci fu Giovanni XXIII prima di Paolo VI, non dimentichiamolo, fu tolto il giuramento antimodernista perché fu tolto, fu aperto un più ampio fronte di collaborazione con l'est comunista e molto altro. Pensa che persino Paolo VI, persino Paolo VI, il 29 giugno del 1972 fu costretto a riconoscere pubblicamente che. Attraverso qualche fessura, il fumo di Satana è entrato nel Tempio Santo di Dio, persino lui, persino eh. lui dovete dirlo. Ma allora diciamo allora guardiamo queste, queste slide. Alcune immagini della messa di sempre, vedi il raccoglimento, vedi l'eleganza, anche la bellezza. Ma anche se questa messa è detta sulla jeep di un militare, perché qua sarà sarà un, una cattedrale distrutta. Qui siamo nella Germania della, della fine della guerra, praticamente. Comunque, i soldati, anche americani, giunti in Germania, si inginocchiavano: quella è la messa. Io sono cattolico, devo prostrarmi, devo prostrarmi. Vedi anche eh, padre Pio. Queste invece sono le messe moderne. Questi sono gli abusi liturgici. Ma scherziamo? Sta roba qua? Questo troviamo. Adesso non è che troviamo ste robe dappertutto, è evidente, perché dicendo questo mentiremo. Ma questo è quello che accade anche. D'accordo? E questo invece è quello che è accaduto, a chi dopo il 1969 continuava a dire la messa di sempre. Qui siamo, se non sbaglio in Francia, un sacerdote di sempre viene a forza rimosso dall'altare dalla polizia, dalla gendarmerie, perché? Perché stava dicendo in maniera non autorizzata la messa di sempre. Questo è il punto. Elia, io direi che siamo all'ultima l'ultimissima parte per oggi, così chiudiamo un po' la parte delle, de, delle osservazioni per poi la prossima volta iniziare con qualcosa di tra virgolette risolutivo, così una proposta. Quindi, se ci sono da parte tua commenti, se no io andrei. Direi guarda che effettivamente è lampante, credo che non ci sia bisogno di <ride> commenti. Su tutto è stata veramente una diciamo una puntata molto lineare, molto chiara. Eh... C'è poco da commentare, ma anche perché queste cose sono sotto gli occhi, le vediamo. Eh, credo anzi che di immagini tu ne abbia fatte vedere poche rispetto a quelle che si potevano far vedere. Eh, eh, ma figura, eh, figura: le chiese figurati. trasformate in ristoranti, in, ristoranti, in sì, sì, locali sì, per sì. feste, festini vari, eh, eccetera. Quindi, non è solamente il problema della messa che è grosso ma c'è dell'altro, c'è la desacralità praticamente totale di tutto, perché poi questo è il... quindi hai parlato anche del brutto, di questa cultura del brutto, che è evidente. Direi di fermarci qua perché appunto no, è la puntata. No, 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 aspetta il, il gran... Ah, finale. vuoi aggiungere altro? Sì, perché così con la prossima volta iniziamo... questa è la parte, diciamo, la pars destruens, poi ci sarà la pars construens. Perfetto. Allora se mi permetti per chiudere, e qui chiudiamo veramente... <coughs> La citazione tratta da un discorso di uno dei protagonisti di Paolo VI, Dai. e qui chiudiamo, qui chiudiamo Preto. veramente. Io ho intitolato questa immagine come La religione dell'uomo. Ufficialmente, questo estratto è di un discorso intitolato Allocuzione del Santo Padre Paolo VI. Siamo alla fine dei lavori del concilio, praticamente i lavori del concilio si stanno chiudendo. E Paolo VI dice che la religione, diciamo, di Dio che si fa uomo, ha incontrato la religione dell'uomo che si fa Dio. Dice che durante i lavori del Concilio non è che si siano incontrate due visioni, due concezioni, proprio due religioni, due religioni e che sono entrate in armonia fra loro. Ma leggiamo direttamente quello che dice Paolo VI. La religione del nostro concilio è stata principalmente la carità, e nessuno potrà rimproverarlo di religiosità o di infedeltà al Vangelo per tale precipuo orientamento. È Cristo stesso a insegnarci essere la direzione ai fratelli, il carattere distintivo dei suoi discepoli. L'umanesimo laico, profano, alla fine è apparso nella sua terribile statura e ha, in un certo senso, sfidato il concilio. La religione del Dio che si è fatto uomo, si è incontrata con la religione, perché tale è, lo dice lui, eh? perché tale è dell'uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? Uno scontro? Una lotta? Un anatema? Poteva essere, ma non è stato, non è avvenuto. L'antica storia del samaritano è stata il paradigma della spiritualità del concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani, e tanto maggiori sono quanto più grande si fa il figlio della terra, ha assorbito l'attenzione del nostro sinodo. Dategli merito di questo, almeno voi umanisti moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e riconoscerete il nostro nuovo umanesimo. Anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori dell'uomo. Anche noi, noi più di tutti, di siamo i cultori dell'uomo. Il magistero della Chiesa ha profuso il suo autorevole insegnamento sopra una quantità di questioni che oggi impegnano la coscienza e l'attività dell'uomo. È sceso, per così dire, a dialogo con lui. Non è per così dire, è sceso a dialogo con lui. E pur sempre conservando l'autorità e la virtù sue proprie, ha assunto la voce facile ed amica della carità pastorale. Ha desiderato farsi ascoltare e comprendere da tutti. Non si è rivolto soltanto all'intelligenza speculativa ma ha cercato di esprimersi anche con lo stile della conversazione oggi ordinaria, alla quale il ricorso all'esperienza vissuta e l'impiego del sentimento cordiale danno più attraente vivacità e maggiore forza persuasiva. Ha parlato all'uomo d'oggi qual è? Tutta questa ricchezza dottrinale è rivolta in un'unica direzione, servire l'uomo, occhio è, eh, tutta questa ricchezza dottrinale è rivolta in un'unica direzione. Non è che dice tra le molteplici, una. Servire certo. l'uomo, quindi la Chiesa serve l'uomo. L'uomo, diciamo, in ogni sua in condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua necessità. La Chiesa si è quasi dichiarata ancella dell'umanità. Io adesso, nella mia banalità, nella mia impreparazione, nella mia ignoranza, tutto quello di negativo che posso dire su di me, mi sono sempre chiesto, come sia possibile che di fronte a queste parole non ci sia stato un moto di ribellione, di critica. Cioè qui abbiamo la dichiarazione di una Chiesa che si fa ancella dell'uomo, certo. di una dottrina che serve l'uomo. Cioè, io, io non credo che ci sia bisogno di, di, di fare grandi commenti, mi sembra tutto estremamente, estremamente chiaro, ma talmente chiaro, che non, ma parla riesco a trovare... proprio, ma non è assolutamente di umanesimo, proprio di chiara. Eh sì? Umanissimo. Sì, sì. Allora, io qui chiudo, non, non ho altre immagini da far vedere, né altre citazioni, però vorrei ricordare una cosa. Se uno va a leggere l'Antico Testamento, l'Antico Testamento ci mostra come l'allontanamento da Dio venga sempre punito in maniera tremenda, con la sconfitta quasi totale del popolo apostata. Ai tempi di Osea, re di Israele, Salmanasar, re di Assiria, prese la città di Samaria e deportò gli Israeliti in Assiria come punizione per il tradimento di Dio. Leggendo i quattro libri dei re, ogni accadimento nefasto al popolo israelita è sempre dovuto al fatto che il sovrano di turno, compreso Salomone, compreso Salomone, avesse compiuto il male dinanzi a Dio, specialmente il peccato di idolatria con l'adorazione di Baal. E di altre divinità. Vi è poi, ovviamente, la caduta di Gerusalemme e la cattività ebraica a Babilonia. Detto questo, io non, non mi sento di, di aggiungere altro, quindi direi che per oggi abbiamo veramente materiale a sufficienza. Hai eh, eh, voglia tanto, è molto chiaro, molto lineare. Ripeto la parola lampante, cioè, c'è poco da speculare, le cose sono, sono evidenti. Quindi, Mauro, nah, nah, guardavo la scaletta, mi sa che con un'altra puntata ce la possiamo fare. Eh, con una... poi è aggiunto altro no <ride> no 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 però quello che andiamo a trattare a partire dalla prossima volta e francamente in una puntata non credo perché ci sono ci sono alcune spiegazioni no, non siamo più alla parte critica e quella l'abbiamo conclusa però adesso conclusa. siamo al che fare quindi eh, e ci sono alcune, alcune considerazioni poi ci sono anche alcune obiezioni da affrontare alle quali dare risposta quindi mi dispiace per, per gli spettatori ma una forse due puntate dai eh, ma eh, saranno, saranno molto come eh, dire importanti perché dopo questa lunga eh, diciamo galoppata eh, eh, tiriamo le conclusioni perché poi questo è il concetto no? alla fine di tutto questo bene preso coscienza di tutta sta roba diciamo così che fare che cosa dobbiamo fare? Esatto. E, e quindi esatto. chiaramente richiederà un'esposizione un molto chiara, anche quella secondo un, un modo sequenziale di, di, di ragionamento. E va bene, non, non ci poniamo il problema se saranno uno o due. L'importante è fare le cose fatte bene. Quindi Mauro, adesso possiamo chiudere qua. Io ti saluto. Probabilmente questa la pubblicherò questa puntata dopo Natale perché altrimenti sì, è troppo vicino, sì, 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 sì. vicino all'altra. Va bene, grazie ancora e alla prossima. Un saluto a tutti, arrivederci, buone festività, già che ci siamo.